Salve persone dell'internet! Ciao amici! Che bello quando ti fai la barba, ma non ti sai fare la barba e quindi ti squarci anche la famiglia, però va bene, non fa niente! Datemi un secondo che devo vedere se funziona qua, che non capisco mai come cazzo si fa lo youtuber. Io non mica lo faccio lo youtuber, io faccio finta di farlo. Ciao! Ciao gente! Ciao amici, come state? Sono in live anche tu. Mi sta prendendo bene queste live. Sono fighe da fare le live. Voi non focussatevi sul cratere che c'ho. Fate finta che non ci sia niente. Ciao persone, come state? Allora, voglio dirvi una roba. L'ultima volta abbiamo giocato Outlast, che ha fatto un successo della Madonna. Ha fatto 1 milione di views il finale di Outlast. Fa chi è? Grazie! Non pensavo. Se state guardando questo streaming, poi quando è già finito, skippate direttamente al minuto dove inizio il gameplay. Mentre adesso facciamo 5 minuti di chilling together, perché all'inizio è meglio fare così, perché almeno la gente arriva, così siamo tutti insieme, così giochiamo tutti quanti insieme. Ok ragazzi, quindi aspettiamo che arrivi gente, aspettiamo 5 minuti e tra 5 minuti partiamo. Today giochiamo a Little Nightmares, ragazzi. Little Nightmares sarebbe tipo... mi sembra tipo un incrocio tra Inside. Aspetta, Inside, no? Che è piaciuto a tutti. E Among the Sleep, pure quello era piaciuto a tutti. Quindi un mix delle due cose. Se non vi piace, siete dei bufu. Dei bufu siete. Ci siete? Ciao, belli. Chiamate anche la nonna che domenica, tanto non è a messa. Chiamate la nonna a vederla live. Dite, nonna, c'è Favij in live. Vedete che si connette subito. Un amen e via. Sì, perché ho detto cazzo, non facciamo Happy Wheels, facciamo tipo una live così. Oggi mi andava di fare la live, quindi oggi niente Happy Wheels. Che gioia di vivere! Quanto sono contento che non esce Happy Wheels, non avete idea. Comunque, ragazzi, non lo gioco tutto Little Nightmares, perché sarebbe tipo, non so quanto dura. Durerà tipo, boh, 4 ore. Non ne ho la più palla, non so quanto dura Little Nightmares. Quindi facciamo una live oggi e poi magari lo continuo sempre in live durante la settimana. Tipo mercoledì farò un'altra live su Little Nightmares. Ok, raga? Mazza, quanti siete? Oh, porca vacca. Sono quasi 20.000 persone. Sapete che tipo 20.000 persone è la metà dello Juventus Stadium? Se tutti quanti chiamate un amico a vederla live, vi raddoppiate. Il che potrebbe mandarmi in pappa al cervello, però... Ok. Grandi, grazie. Grazie che mi seguite. Grazie, amici. C'ho ancora... No, non ci credo. C'ho ancora il coso... Lo scratch sullo schermo della volta scorsa. Cioè, è rimasto così. Un po' come quando anche camera mia è rimasta in disordine come la volta scorsa. Cioè, da quando abbiamo fatto la live di Outlast non ho pulito niente, è uguale. Anche lo scratch dello schermo è rimasto questo. Va bene. Non ha senso, ma ok. Porca cacca, che bello fare gli streaming di domenica. Belli sti muscoli, eh. Why you belli sti muscoli. Poi me l'hanno rubati. Che figata sta roba dello scratch. Adesso facciamo sta roba. Ecco, faccio tutto il gameplay così. Rimango così tutto il tempo, ragazzi. Tutto il fottuto tempo. Non c'è domenica migliore di questa, secondo me. Vai, vai, chiamate gente che tra un po' partiamo. Sono le 16.03, 16.05. Si parte per questo gameplay bellissimo. Alright. Che bello. Aspetta che faccio un Instagram Stories dove dico che siamo in live. Così almeno tutti quanti quelli su Instagram poi vedono la live. Ragazzi, sorridete, siete nel mio Instagram Stories ancora prima che io lo faccia. Siete i prescelti. Ok. Bella raga! Sono in live streaming, se non... Dove cazzo devo guardare per guardare? Ecco qua. Siete in live streaming, se non vi connettete alla live siete brutte persone. Quindi connettetevi alla live adesso. Grazie. Ok. Io faccio così le Instagram Stories, sono una persona simpatica. Una persona simpatica, grazie. Mica, oh, siamo arrivati a 2 milioni. Mica, oh, quanto era truzzo come uscita. Siamo arrivati a 2 milioni su Instagram, raga. Grazie! Grazie per i 2 milioni, siete wow! Siete super, super, super wow! Favij, attiva le donazioni. Non so come si fa, sai che non so. Io sono ignorante su YouTube, non so fare lo YouTube. Io sono uno YouTuber, ho 4 milioni di iscritti quasi, non so fare lo YouTuber. Non so come si attivi quella roba là. Poi vediamo, oggi giochiamo, fotte sega, 17.000. Ragazzi, io direi che possiamo partire. Chiamate le people che oggi giochiamo un gioco bello tutti insieme. Ci siete? Allora, fatemi centrare qua un attimo. Olè.
Perfetto, ragazzi, siamo su Little Nightmares. Non so, sincero, non so cosa aspettarmi, perché non ho visto mezzo gameplay, non ho visto niente. Ma so che è molto, molto, molto simile a Inside, che abbiamo già giocato. Quindi direi che possiamo partire. Wow, nuova partita. Sono sempre eccitato quando facciamo un gameplay nuovo, raga. Non so perché. Sono tipo i bambini quando gli racconti le storie. So, credo che sia un gioco incentrato sulle paure dei bambini. Tipo, non so, c'è sto bambino che si immagina le cose. Credo, Poi, boh, non ne ho idea. Bella sta roba tutta scura. Vedo Gesù. No, scherzo, non è Gesù. È chiunque meno che Gesù, sto tizio. Cos'è sta roba? La partenza è very nice. Ah, sono io in pigiama? Cos'è, una col kimono? What? Ciao zia, bei capelli che c'hai. Prendilo un po' il sole, se capita. Ah, era la mia prof. La mia prof di matematica. Che cazzo è? Ah, era un sogno? No, dai, non mi dire così. Ma cosa? Ma come mai? Ma come dormivo dentro una valigia? Ma come? Perché dormivo dentro una valigia? What? No, aspetta, sta roba non l'ho capito. Ma posso giocare col joystick? Perché io sono pigro, non ci voglio giocare con la tastiera. Fermi un attimo. Porca vacca, è già partito, è tipo Inside, è già partito. Cos'era, un incubo quello? Che srotolare i joystick normalmente io non sono capace. Vediamo se riesco a farlo col joystick. C'ho un cazzo di voglia di usare la tastiera. Olè. Yes. Beh, sono già inciampato, ho fatto un me... Sono già inciampato, bene. Si vede? Tutto a posto, posso iniziare? Sì. Ok. Pam. Riprendi. Allora, ragazzi, ci siamo svegliati. C'ho questo bellissimo impermeabile giallo che usava anche Walter White in Breaking Bad. Cosa devo fare? Ah, che figo. Vabbè. Posso prendere gli oggetti. Beccati sta scatola dei fagioli. Perché ho un fottuto accendino? Perché sto bambino ha un fottuto accendino? Cosa fai, fumi? Ha 8 anni? Non ti fai un po' schifo? Cos'è sta roba? Dove siamo? Va, che figata, raga. No, è bellissima. L'ambientazione sembra tipo Inside. Avevo detto che era simile a Inside. Questa scommetto che posso dargli fuoco. Non così. Non so i comandi, aiuto. Ma fatelo un tutorial. Ma come ho fatto ad accendere? Ok. No, allora sono impedito. Accendi, porca Eva. Oh. No, raga, non so, veramente. Io non so i comandi. C'è sto problema di fondo. Permesso. Permesso, devo andare a scuola. Mamma, c'è la colazione? Dove cazzo sono? Ah, mica, non mi vedevo. Brutta storia. Ok. Bello, strisciare nei condotti all'inizio del gioco mi piace un sacco, tipo Metal Gear. Doccia la mattina, un po' di shampoo, olè. Mamma, hai preparato i pancake? Ma tra l'altro sto bambino da dove... Sì, però stai calmo. Sono cascato da un chilometro. Ma perché è mini sto... Perché è un nano? Allora, c'è un bambino nano che corre in mezzo a un'ambientazione quanto ambigua, però ok. E ragazzi, è Inside. È Inside, l'ambientazione è uguale. È Inside. Cioè, è tipo il continuo di Inside, sta roba, cos'è? Oh, salve. Che cazzo è questo? Ciao zio, posso darti fuoco pure a te? No? Porca puttana. Allora, ah, picchia. Ho fottuto una bambola. 500 euro su eBay. Questo è un pezzo raro. Cosa me ne faccio di una bambola? Tanto lo so già, raga, che a metà gioco io mi blocco. Devo andarmi a vedere i walkthrough delle persone, perché non sono capace a giocare. Mettiamola nella pentola. Perfetto, mica LeBron James. Complimenti. Come cazzo ho fatto a lanciarla? Ah, così? No. Come ho fatto a lanciarla prima? Ah, sei stronzo. Come? Oh, mica, un'ora per far entrare la statuina nella padella. Vabbè, cuciniamo. Cucina Favij oggi. La devo fare io la colazione, ragazzi. Mamma non mi caga. Premi A per saltare, RT per afferrare. Ma dimmelo adesso che è un'ora che gioco, eh.
Grazie però. RT Pref, me ne ero già accorto, però grazie. Cosa devo fare? Perché c'è una sedia a penzoloni? Devo aprire qualche... Devo andare lassù? Andiamo lassù. Ah, afferrare proprio anche le sporgenze, figo. Ok. Carta igienica. Ma chi mi chiede... Che cosa serve la carta igienica nella camera da letto? Salve! Non l'avevo vista lei! Che bei pantaloni per impiccarsi. Posso prendere la sedia? Intanto non ti serve. Cioè, l'hai già usata. Grazie. Stavi aspettando questo quando aspetti troppo la colazione di mamma, che non arriva mai. E ti impicchi. Grazie della sedia, muy gentile. La uso per aprire la maniglia. Minchia, ma è tetro sto gioco. Pensavo fosse più tranquillo. Pensavo fosse una roba un po' più child. Un po' più non da restrizioni di YouTube. Chi vuole intendere intenda. Ok. Io non capisco perché il bambino c'ha un fottuto accendino sta roba. Magari non è un bambino, magari c'ha 30 anni e sto cristiano. Cazzo ne so io. Però è nano, quindi sembra un bambino. Cioè, questo è un frigo? Ci sarà del pesce avariato del 2000? Oppure c'è la Nutella? No, ci sono delle scarpe. What? Cos'è? Devo smetterla di cercare le scarpe nel frigorifero? Che cazzo è? Fedez. Non capisco. Qui ci sono delle scarpe nel frigorifero, vabbè. Ah, ecco perché non trovava le scarpe. Tipo di prima si è impiccato, giusto. Cazzo devo andare. Tra l'altro la cosa più figa di sto gioco è che diversamente da Inside puoi muoverti su e giù. Cioè puoi andare e c'è la profondità, quella che è figa. Vabbè, ci sono, me ne frega una sega che ci sono delle scarpe lì. Cosa vuoi che... Ah, mi devo arrampicare? Ah, sono lento a capire le cose, ragazzi, scusatemi. Le prendo le scarpe? No. Fatte sega. Let's go. Belli sti tetti di legno. Ma cosa cazzo è sta roba? Ma cos'è? Alien? C'è una c'è anche in Inside c'erano le larve. E Inside sto qua, basta. E Inside, basta, ho finito. Smetterò di dire la parola Inside da adesso in avanti. Però cazzo è uguale. È veramente uguale, ci sono le larve anche qua. Il problema è che qua sono molto piccolo. Quindi le larve sono grosse quanto me. Però, ok che siete... Ecco, questi sono gli haters. Più o meno è la stessa conformazione di un hater. Tanto non riesce a camminare in avanti. È una larva stupida. Va bene. Che belli i nemici di sto gioco. Delle larve. Ok. Per adesso, poi non so. L'importante è che non ci siano ragni enormi tipo in Limbo. Ok. Allora siete stronzi. Sono state le larve, vero? Aprite! Aprite che vi do fuoco alla famiglia! Posso usare il giornale? No. Posso passare sopra? Ok. No. Aprite, bastardi! Mi denuncio. Dove minchia devo andare, raga? Boh. Salto qua. Oh, non è grossa sta stanza. Cosa devo fare per forza? Leva le travi. Ah, ok. Minchia, che tega! Che botta in faccia ho preso! Ma che cazzo? Vabbè, allora. Ah, siete stronzi. Pure! Ma che schifo! Bene, proprio una giornata. È lunedì ragazzi, mi sono svegliato, devo andare a scuola, è lunedì, per andare a scuola è così. Quando ti svegli ed è una giornata di merda, è così. Porca vacca. Nani che corrono, larve che mi attaccano. Sono caduto in una pozzanghera di petrolio. Tra l'altro mi sono già pulito, com'è possibile? Ma questi sono salvataggi? Questi qua che gli davo fuoco prima. Ah sì, sono salvataggi questi. Che cazzo ne so io. Ah, quindi quei cosi servono per salvare la partita. Bene, beh, figo. Fatto bene. Porca vacca, sto nano. Hai rotto il cazzo. Tu è Biancaneve.
Perfetto, il karma, il karma. Il karma. Ok, adesso continuo. Fermi un attimo, voglio vedere se va tutto bene la live. Perché io quando mi pio quei giochi non so, magari non sono andato. Magari non avete visto niente all'inizio del gioco. Fatemi solo vedere se si vede. Si vede bene. C'era un fottuto nano. Oh, raga, non ho idea di come ho fatto a morire così. Non accendo, va? No, scherzavo, accendo, non vedo un cazzo. Fanno vomitare queste cose, brutti haters! Levatevi dal pene! Ma se mi prende una larva cosa succede? Non lo voglio scoprire, anzi, facciamo così. Ma poi scusatemi, non avevo acceso il checkpoint, non dovevo ricominciare da là. Quello è il salvataggio. Boh, raga, non capisco, non so. Magari non serve un cazzo, serve solo per far luce, boh, io non lo so. Non ho idea. Nano schifoso, vieni qua! Vieni qua, stardo, quanto sei brutto! Perché ci sono dei nani? Qual è il problema di sto gioco? Ok. Che figa sta roba che puoi andare in profondità. In genere i giochi così non ce l'hanno mai. Quindi in teoria questi sono i sogni di. Cioè, questo non è un bambino, non si capisce chi minchia è. Qualcuno me lo deve spiegare. Ok. Ah, se ci sono enigmi, aspettatevi che io mi blocchi in determinati punti, raga. Ok. C'è sole! Francesco Sole, perfetto. No, 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 no. Madonna, che salto. Perfetto! La prossima volta che dici di usare veramente le gambe? Se hai voglia, eh. Non vorrei mai scomodarti troppo. Porca vacca, neanche quello. Oh, raga, non ci arrivo. Come faccio? Ci riprovo, eh. Vai! Ma posso correre? Non posso correre. Non ci arrivo, raga. Porca Eva, come faccio? Ma posso. C'è un tasto per correre? Perché questo è il massimo della velocità per adesso. No, non posso. Posso andare ancora più lento. Non posso correre. Come cazzo? Come ci arrivo? Scusami. Non è che devo arrampicarmi. C'è qualcosa tipo. Non ci arrivo, raga, boh. What? Magari ho dimenticato. C'era qualcosa che dovevo prendere che non ho visto. Tieni premuto X per scattare. E dirlo un'ora fa? Me lo dici adesso? Ma ci avrai la mamma brutta. Ma no, no, ma con calma, le cose. Non lo so. No, no, dimmele con calma. Puoi usare il joystick in questo gioco? Grazie, dimmelo alla fine. Minchia, oh. Che pa. Ditemele subito le cose. Come mi fate perdere tempo? Oh, avete rotto il cazzo, eh. Siete sette. Sette nani siete. Sette apparizioni vi do. Poi non più, eh. Poi vi denuncio. Già mi avete rotto. Già mi ha cacato il cazzo sto nano. Ve lo dico io. Permesso? C'è la casa dei nani qua. Tra nani e larve non so cos'è peggio, raga. Però ok. Ecco, quello mi sa che è incazzato leggermente. Credo, non sono sicuro. Però mi sembra incazzato. Cosa c'è qua? Raperonzolo? Rapestronzo? Comunque non ho capito chi è sta gente. Dove sono io? Datemela una spiegazione, maledizione. Cos'è una prigione questo? Oddio. Ah, fammi salvare, fammi salvare. Non ho ancora capito se salva sta roba o meno, ma va bene. Io salvo. Credo di sì perché compare l'icona in basso a destra, però vabbè, permesso. Dei topi! Ma perché in sto gioco c'è la carta igienica ovunque? Qual è il problema? Ah, perché. Ah, questo è un cesso! Ah no, effettivamente. Questo. Qua ha senso la carta igienica perché è un bagno. Ecco, questo c'ha la fobia di dimenticarsi, sai, quando tipo finisce il rotolo e non avete più la carta igienica. Questo c'ha la fobia. Se ne portate 1000 dentro il cesso. Posso alzare la tavoletta? Posso alzare. Posso. Mi fate vedere cosa c'è dentro? Fatemi vedere cosa c'è dentro la tavoletta. Non me lo fa vedere, peccato, volevo vedere tutti gli haters all'interno. Guardati intorno usando RS, l'avevo scoperto io da mo'. Perché se aspetto che me lo dici tu, gioco un'altra roba. Che cazzo è? Paranormal carta igienica? Vuoi essere la protagonista del video, zio? Vuoi le views? Te le vi dar ca. Ah, ma sta.
Sta dondolando sta roba. Ah, ma è una nave, mi sa. Forse siamo in una nave. Mi devo incazzare? No, ditemelo. Mi devo incazzare. Mettimelo sotto nel tutorial. Favicei, ti devi incazzare. Mi incazzo in ritardo, però mi incazzo lo stesso. Magari se guardo le cose prima di attraversare. Si vedeva lontano un chilometro che quella roba folgorava. Sono io che sono un coglione, però vabbè. Dove vai, topo? Vai a cercare gli haters nel cesso? Non ci sono qua, eh. Non ci sono, sono già distrutti. Sono larve, in questo gioco sono larve gli haters. Cosa devo fare? Devo togliere la corrente. Ma comunque non ho capito, perché dondola la roba? Siamo in una nave enorme. Che figata. Tra l'altro quella carta igienica da dove era uscita lo sa solo lei. Niente, raga, devo togliere la corrente. Come la tolgo la corrente? C'è il pannello lì. Sicuramente era il pannello, per forza. Uso la carta igienica come slancio. Ecco, no, scherzavo. No, non posso farlo, vediamo. Ah, il cavo rosso, segui il cavo rosso, è dietro la porta. Ok. Chiudi. Vabbè. C'era una leva bella mossa, non l'avevo mica vista. Alright. E così il Titanic affondò. Subito dopo. In realtà questa era il Titanic, è affondato così, non lo sa nessuno, ma sono stato io. Perché ha tempo? Cosa deve succedere? Devo muovermi? Deve succedere qualcosa? E mica, quanto tempo? Cioè, quanto tempo avevo per attraversare quel punto? Un'ora e mezza? Ah no, perché c'è anche qui, giustamente. Io stavo fermo. Bravo, bravo FabiJ. Bravo, rincoglionito. Sapevo io che dovevo muovere il culo. E mo come torno indietro? Dal buco nel muro, perfetto. Mi sembrava un po' troppo il tempo. Dicevo, mica, quanto tempo hai per... Ci riesce anche mia nonna a passare in tempo. Ok, allora facciamo così. Comunque ragazzi, sto gioco è uscito dopo, praticamente quando è uscito Outlast. E mica, in un anno non esce mai niente di giochi horror, nulla. Tutti insieme poi, da un momento all'altro, tutti insieme escono. Cioè, incredibile. Vai, 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 veloce, veloce, Usain Bolt. Bravo, bravo, che non corri così veloce neanche quando c'è la patata, bravissimo. Ok. Ma siamo in una nave comunque, ragazzi, per forza, perché dondola sta roba. No, perché sto cercando di capire, perché vedo cabine e roba del genere. Che cazzo? Sono morto? Sono diventato di pietra? What? Ma quante canne ha fumato il creatore di sto gioco? Quante? Cioè stavi in sballo pesante quando hai programmato sta roba, zio. Cioè, ma ti rendi conto? Cos'è sta roba? Perché? Per quale motivo? Per quale motivo alla luce diventi pietra? Quelli sono caduti. Ci sono cascati. Ok, capito. Ah, quindi devo fare attenzione. Muovermi mentre... Ok. Ok. Ah, c'è un occhio, mica, non l'avevo neanche visto. Perfetto, ce l'ho fatta. Credo, eh. Sì, sì, ce l'ho fatta, perfetto. Accendi. Ok. Che quanto è tetra sta roba, mica. Stanotte c'ho gli incubi, ve lo dico già. Perché questi giochi senza jumpscare, ma che hanno l'atmosfera horror, mi mettono più paura che i giochi con i jumpscare. Buon Gesù! Ma che cazzo? Bella zio! Bella zio che sei senza gambe? No, in realtà ce le ha le gambe, solo che sono sproporzionate col corpo. E non è l'unica cosa sproporzionata?
Mica pensavo mi avesse visto. Mi stavo cagando in mano forte. Bene. È passato Big Show da qua. C'è un bambino sopra sto letto. Cosa? Ci sono dei bambini che dormono. Ma... No, vabbè, raga, fermi. C'è sto gioco è veramente per... Cioè, era sotto effetto di droghe pesanti chi l'ha fatto, sul serio. Ci sono dei bambini che si rotolano. Però vedete che io non sono un bambino, perché sono ancora più piccolo di un bambino. Cioè, io ve lo dico, ragazzi, questo personaggio qua c'ha 30 anni, il mio... Questo con l'impermeabile giallo. Cioè, ve lo dico io che c'ha 30 anni. Sembra bambino, ma non lo è. Poi magari non è neanche un maschio, che ne so. Si capisce, non parlano in sto gioco, non dicono niente. C'è gente con le braccia lunghe. Chi era quello? Mica, quanto era brutto poi. Chissà se la fa già la barba. E se mi può insegnare a non tagliarmi quando mi faccio la barba. Però vabbè, dettagli. Voi vi chiederete, Fabio, ma che cazzo ti fai la barba che non hai i baffi? E la faccio per sembrare più grande. Almeno ho la parvenza di un adulto. Sti cazzo di topi. Mal di stomaco, eh? Sarà il sushi avariato di ieri, che ti devo dire. Perché c'ho mal di... Devo cagare? Sei passato al cesso prima, non potevi fare una cappatina, no? Già che c'eri. Vai al cesso, già che ci sei, caga, non so. Falla per terra, cazzo vuoi, tanto non è casa mia. Falla per terra, tanto non ti vede nessuno, zio, siamo solo in 20.000 in live, non ti vede nessuno. Oh, salve! Salve, sa per caso dov'è il cesso che mi sto cagando addosso? Dov'è il cesso, scusi? Ah, ma c'ha fame, non mi sto cagando addosso. Ah, hai fame? La mamma non ti ha fatto i pancake. Grazie! Buono questo pane integrale, mica avariato, anzi, sfornato poco fa. Grazie, zio, molto gentile. Sei tutto nero e tetro, ma io non sono razzista, sono gentile, anzi, tu sei gentile con me. Grazie! Adesso devo cagare fortissimo, mi dici dov'è il cesso? Canzone poco tranquilla è partita. Ma non essere triste, zio. Almeno tu non devi correre al cesso, io sì. Ma questo è un bambino o è uno come me? Anche lui c'ha 30 anni, in realtà. Vabbè. Bello aiutarsi tra nani. Sostegno tra nani, ragazzi. C'è una corda per impiccarsi. Facciamo che non mi serve. Anche perché non, in quella corda lì ci faccio l'altalena. Io sono veramente piccolo. Ok, le docce. Beh, è ben strutturata sta nave comunque. No, dai, che palle! Perché mettono la roba con l'elettricità? Che due maroni, veramente. Minchia, oh, devo fare tutto io. Devo fare l'elettricista, l'idraulico. Devo cagare io. Vabbè, cagare io. Come ho fatto a romperla? Che peserò un netto. Sempre di più di quanto peso io nella vita reale, comunque, raga. Ok. No! Eh no, era per scranchirmi le gambe. Dovevo fare sto salto perché... Sai, ero in botta, pensavo di essere Spider-Man. Minchia, non mi sono partite le ragnatele. Vabbè. Capita di essere, anche tutti da bambini ci siamo buttati a far Spider-Man e poi è finita così. Tanto mi fa... Non è che mi fa ripartire da quel punto, no, mi devo fare... Devo rifare tutto... Già che sono scalzo, non mi fa fare tutto a piedi, nudi. Fammi ripartire da lì almeno. No, niente, mi devo rifare il corridoio, va bene. Ok. Non saltare nel vuoto stavolta, per cortesia. Grazie, molto gentile. Ok. Piromane schifoso. No. Ok. Perfetto. La cosa figa di sto gioco, ragazzi, è che è intuitivo. Cioè, sai dove devi andare. Non è come tipo Inside, che non capivi mai dove cazzo devi andare. Almeno so che sto andando giusto. Ok.
Oh, ragazzi, intrigante. Voglio scoprire la trama di sta roba. Chissà dove siamo. Non l'ho ancora capito, sincero. Non ho capito se è una nave. Non ho capito chi sono, chi è sta gente. Però, figo. Sì, però fa qualcosa. Ah, non dovevo... Ah, non dovevo salire sulla scala. Ok, scusami. Mo scende un'altra scala, scommettete? No? What? Ma che cazzo? No, non ho capito, fermi. E quindi? Da dove cazzo sono caduto, tra l'altro? Vabbè, sono riuscito a ribeccare il punto di prima. Ma vaffanculo, ma non così indietro. Avevo acceso il coso, dai. L'avevo acceso il coso, come mai così indietro? Ma qui così là, veramente, servono per salvare o cos'altro servono? Perché non mi sembra che si funzionino tanto con gli affari lì. Dai, che palle. Oddio la mia vita. Ah, tra l'altro tutto sto casino perché devo togliere la corrente, wow. Devo seguire il cavo per togliere la corrente, non avevo capito. Quindi alla fine ci devo pure ritornare giù. Magari tornaci scendendo normalmente, che dici? Ok. Oh, non capisco, cosa devo fare? Vedi che è acceso? Che cazzo lo accendi a fare se non serve a niente? Oh, regà. Sarò impedito, però porca di una Eva, non è possibile. Un salto, zio, devi saltare. Cioè non è difficile, io ho un anno saltavo. Cioè non è difficile. Devi fare un salto di merda, non è che devi fare chissà cosa. Cioè non tutta roba che avrei tagliato, però vabbè, tanto vi faccio vedere quanto sono in realtà impedito nei videogiochi. Anche coi tagli, sono impedito lo stesso, però. Vabbè. Godiamocele a pieno queste sensazioni belle di non riuscire a fare i salti. Giuro che se succede un'altra volta lancio il joystick. Cambio gioco, gioco a Happy Wheels. Cioè è la roba più scrausa della vita, Happy Wheels. Però è l'unica roba che riesco a giocare decentemente. Pensate come sono messo. Come si corre? Non mi ricordo più. Così. Ok, poi si salta. Oh, fallo. Fai un salto che sia un salto. Cioè non mi far incazzare. Oh, prima non andava bene prima. Cioè fammi capire qual è il problema. Comunque non ho capito a cosa serve la roba lì che mi sposta. Perché tanto io la catena la posso salire lo stesso, no? Prova a salirla di brutto, vedere dove mi porta. Ah, ok, non mi porta da nessuna parte, ho capito. Scusami, allora dove vado? Non ho capito dove dovrei andare. No! Mica come mi sono salvato male! Come mi sono salvato! Non so neanche io come ho fatto, va bene! Il tasto per aggrapparsi, ragazzi, salva i culi. Cazzo, devo fare qua, scusate. Devo andare probabilmente a destra, però non ho capito. Ah, poi rimane così, quindi corro e salto. Gesù Cristo. Fammi un checkpoint vicino, porca vacca! Che palle! Ma mi devo fare un chilometro e mezzo ogni volta. Mica mi scende la pigrizia. Sapevo io che non... Puttana vacca! Che palle! Se non sai saltare, non mettetelo il salto, se non si può... Gesù!
noi stiamo qua tutta, io lo dico, cioè, siamo qua tutta la vita, io ve lo dico, siamo qua tutta la vita perché porca di una puttana, non so fare un salto, devi solo saltare, cioè non è difficile, che dici minchia, devi combattere un boss, devo fare un salto. Cazzo, non è difficile, porca vacca, Laita schifosa, un salto maledetto. Vuoi fammi ripartire almeno da su, minchia, che due maroni schifosi. Sali, ok. Ma era giusta la tattica di prima che dovevo spostare tutto a sinistra? Cioè, spero di sì, perché sennò siamo qua un anno. Salta. Ok. Che cazzo fai? Che problemi hai, zio? Adesso come faccio a fare questo salto qua? Devo correre così e poi saltare. No, 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 no. È così almeno, no? Non è che sta facendo. Perché è incredibile. O non capisco io dove è quella merda lì. Salto tipo un chilometro indietro. Non lo so, non capisco. Cioè, pensate se dopo lo faccio e poi non c'è un cazzo dopo, cioè non c'è un checkpoint. Che poi muoio e devo rifare. Bello sto gioco. Poi sembra facile, ma un bordello di tasti, non capisco manco più che cosa sto cliccando. Tentativo numero 429, ragazzi. Vediamo se stavolta può essere quella giusta. Qui non capisco. Cioè, dove cazzo devo saltare? Allora, sarà in traiettoria più o meno. Sì, è dritto. Credo sia dritto. Non, o è troppo indietro, è troppo avanti. Tentativo numero 1000. Vediamo. No, non vedete che è qua? Allora, fatemi capire, è qua. Ah no, vedete mica, è molto più indietro. T'ammazzo la famiglia, zio. Cioè, ti faccio del male, entro nel gioco, ti schiaffeggio forte. E poi, cioè, rientro. Che cazzo fa? Oh, vaffanculo! 12 anni per sta cagata qua! Mica incredibile, non ci posso credere manco io. E sembrava più avanti, raga. Sembrava più avanti, mi buttavo sbagliato. E la profondità ti pia per il culo in sto gioco. Non capisci dov'è la roba. Oh, se muoio mi fate ripartire di qua, non mi fate incazzare, eh. Che devo rifarmi tutto, cioè, già ci sono riuscito per miracolo. Incastrato.
Ok. Cos'è sta roba? Sigarette? Ecco, bravo, usalo l'accendino. Guarda che sono grosso quanto il posacenere. Ok. Bene. Se non va più internet sono stato io, colpa mia. Tanto non serve un cazzo sta roba, quindi cosa l'accendo a fare? C'è un nano! C'è un nano intrappolato, lo vedo! Ciao bello! Ti libero, Sì, però mica un grazie. Io libero i nani, questi corrono, va bene! Auguri ai figli maschi, Come si è chiusa la tetra la porta lì? Mi butto? Va bene. Ah, ok. Ah, tornavo indietro, figo. La corda afferrala quando hai voglia, perché io clicca... Io l'ho cliccato il tasto per afferrarla, è lui che non l'afferra. Ah, ma è senza corrente. Ah, ok. No, mica. Cazzo, mi ha preso la larva. Pensavo di dovermi rifare tutto da zero. Ero convinto. Mica, già stavo sbiancando, ve lo dico, Invece no, è giusto così. Anzi, ho fatto prima a buttarmi giù io che a scendere con la corda. Fammi accendere, che qua ci stanno gli haters. Quindi alla fine le larve arrivano col buio. Credo di aver capito così. Insomma. Oh, che bello questo corridoio. È la prima volta che lo faccio. Perfetto. Olè! Applausi, raga. Grazie. No, troppo gentili, grazie. Ci ho messo niente a fare. Porca Eva. Niente, mi ha beccato. Oh, che cazzo ne sapevo io. Devo passare all'ombra, giusto? Poi è bello che i checkpoint si vede lui che riparte tutto triste. Che faccio? Devo seguire cosa del bidello? Cazzo. Non ci arrivo, zio. Ah no, lo segue l'occhio il coso del bidello. Poi meno male che dondola, quindi torna indietro, giusto così. No. Ok. Bravo. No, corri, veloce, bravissimo. Ah, segui gli oggetti in movimento quello schifo lì. Ok, buono a sapersi. Oh, mica si vede. La luce. Porca vacca, cos'è sta roba? Help. Bravissimo. Wow. La prima volta che riesco a fare un qualcosa senza provarci mille volte, raga. Che traguardo. I nani. Ciao nani. Ma dove andate? Ma minchia, mannaggia, anche siete da soli. Almeno. Cos'è successo? Ah, ho finito il livello? Ah, ma è a livelli sto gioco? Che figata. Ah, quindi c'è proprio un caricamento, che storia. Vi piace, raga? A me piace un sacco, tranne la parte che ho fatto 26 volte, mi piace un botto. Occhio che c'è l'occhio anche qua, Lo vedo là sopra. Quindi è a livelli sta roba, fatemi vedere. Ma te li dice proprio? Quanti sono? No. Sì, comunque è una nave. Senti, hai rotto il cazzo. Cioè io te lo dico, ti piglio. Ma se vi ho liberati io, perché scappate? Vi ho liberati io prima. Mica vi mangio, siete dei nani. Che cazzo me ne frega di mangiare. Dove è andato? Cos'è, Narnia? Cosa c'è dietro? C'è una porta nell'armadio. Ma state bene voi. Comunque sì, è una nave, raga, confermato. Cioè c'erano le prigioni e adesso siamo usciti. Quindi pian piano salgo di livello sulla nave. Cioè di livello nel senso di altezza. Che okay, è una nave gigante comunque. Perché vabbè che sono piccolo però. Auguri per la festa della mamma. Anche la mamma dei creatori di questo gioco. Auguri. Auguri mamme dei creatori dei videogiochi. Perché anche chi crea i videogiochi ha le mamme, no? Quindi anche chi ha creato questo videogioco aveva una mamma.
Tanti auguri, mamma del creatore di Little Nightmares. Tanti auguri. Cioè, sono riuscito a cadere da un punto dove non si può cadere. Cioè, come cazzo ho fatto a cadere da lì? Vabbè. Ah. Oh. Oh, yeah. Uh-huh. Perfetto. Na- oh, ciao nanni del cazzo. Venite qua, vi prego. Cavacca. Nanni del cazzo, e dove trovarli? Guarda, sono usciti dalla valigia di Newt Scamander. Fammi vedere le creature. Cosa devo fare? Devo fare climbing sul cesso? Fai climbing sul cesso. Do salto. Help. Cosa? Aiuto. C'è una chiave lì, la vedo, eh. Cosa faccio? Che cazzo devo fare? Boh, salto di qua. Proviamo. Beh, devo mica aprire il cassetto. Ah, non avevo capito, sorry. Ma perché c'è gente impiccata su sta nave? Ma qual è il problema? Ma siete tristi? Guardatevi Netflix. Non mi posso appendere. Ok, non mi posso appendere sui quadri. Beh, bello scoprirlo adesso, meno male. Non mi fa ripartire dall'inizio, ti arriva uno scafun. Cosa devo fare? C'è gente impiccata in sto gioco comunque, non capisco il senso. Comunque mi dimentico sempre che posso aumentare la visuale così, cioè posso vedere le cose. Che faccio? Mi lancio sulle scarpe. Non mi lancio sulle scarpe. Porca troia, che botta. E ora, raga, devo provare perché non capisco dove devo andare. Te tiro uno schiaffun. Uscia. Ah, c'è una leva qua, non l'avevo visto. Che tra l'altro non ci arrivo, però con la valigia sì. Vai, Newt Scamander. Dacci la forza. No. Olè. Bello stulet. Sempre meglio del letto dove dormo io, ragazzi, comunque. Non avete idea di dove dormo io. Fa veramente schifo. Ok. Ah, sembra anche morbido. Se non ci fossero le cose da camicia di forza. Le cinte sul letto. Per quale motivo? Vabbè, non voglio saperlo, bene così. Cioè, l'ambientazione, raga, è veramente paurosa, è fatta benissimo. Lo salto qua. Porca vacca. La madonna. Sono riuscito a fare una roba decente. Siamo sicuri che sto giocando io? Cazzo, me ne faccio di sta chiave? È più grossa di me la chiave, cosa me ne fo? Buttala giù. Non ho capito cosa mi deve servire la chiave, però. Ok. Tanto è veramente troppo grossa, non posso infilarla da nessuna parte, me la metto nel culo. Prendila. Scusami, ma devo andare da qualche. Tipo di qua posso andare. E allora che cazzo serviva? Cosa ho fatto a fare tutto sto casino? Ah, ok. Allora sì. No, perché mica. Era un'ora che mi arrampicavo sulle cose. Ci sono anche le pantofole, qua. Era un'ora che mi arrampicavo sui cosi. Poi non dovevo passare il muro. Allora siete scemi. Bravo. Perfetto. Proprio lì la volevo mandare. Ok. Oh là. Sono un po' lento, ma ce la faccio. Minchia, quanto era grossa sta chiave. I nani dove sono andati? Ciao scimmietta! Ma funziona? Cos'è sto rumore? Non funziona la scimmietta comunque, peccato. Cos'è? Non vedo. Con la luce vedo meno di quando sono al buio. Vedo niente.
Devo arrivare lassù, come ci arrivo? Boh. Con le scarpe. No, devo scalare sta roba sicuro. Tieni premuto A per lanciare un oggetto raccolto. Intendi la... l'ho già lanciata la chiave. I tutorial arrivano con una latenza devastante. L'ho già lanciata la chiave. Lo so che devo fare questa cosa qua. Devo lanciare mica anche questo. E dove cazzo la lancio, boh? Lo porto su? Ok. E l'utilità di questa cosa è esattamente quale dovrebbe essere? No, non devo portarlo su, non serve a niente, boh. C'è qualcosa, raga, lassù che non riesco a prendere, boh. No, sono scarpe, quindi niente. Mi è venuto per lanciare un oggetto raccolto. Va bene. Lo lancio. Ah, sul bottone, ma non ci arriva tanto. Stavo scherzando. Non pensavo potesse lanciare le robe proprio miratamente su qualcosa. Che cazzo ne so io, ditemelo. È un ascensore. Cioè, spiegami perché un ascensore. No, vabbè, non lo voglio sapere. Porta la scimmia. La scimmia apre tutto, raga. La scimmia è la soluzione a tutto in sto gioco. Lancia la scimmia. Lancia la scimmia. Bravo. Signori, la scimmia. Ricordatevi che se nei videogiochi siete bloccati dovete raccogliere le scimmie e lanciarle sui pulsanti a caso. Ti senti osservata? Eh? No, perché non ti sto osservando. Perché comunque stiamo tornando sotto con l'ascensore. Però dovremmo andare. Ciao topo! Vieni qua, bastardo. Dovremmo andare su in teoria, non giù. Hai ancora fame? Vabbè, mica, sei una fogna, zio. Che palle. Ciao topo. Basta, ho capito. Sempre fame c'hai. Mica, mi sta facendo venire fame a me. Allora, madonna, quanti topi. Comunque io in teoria dovrei andare di sopra, non di sotto. Di sotto sono già arrivato. Sennò andiamo sempre negli stessi posti. Ce la fai a dar fuoco sta roba o no? Ok. Ciao bambino di prima che mi hai dato il pane grosso, bello, buono. Non è che mi sganci un taralluccio? No, niente. Morto. La madonna, mica, cioè, manco avessi le tue cose, cioè. Raga, mi serve una pagnotta o mi mangio un topo morto. Ecco, stavo appunto. Ciao topi, è mio quel pezzo di carne, grazie. Questa carne di hamburger pregiato 100% top piemontese. Bravo zio. Magna che te va bene. Tanto sentite sto rumore. Sono dei bambini che cantano, è la cosa più... Basta, interrompo qua la live, non vi faccio vedere oltre perché sono stronzo. Cos'è? Minchia. M'hanno beccato, regà. Chi è sto tizio? Ha catturato un sacco di altri bambini come me. Ma come? Anzi, anche un po' più grossi di me. Quindi quella roba lì era una calappia bambini? Ma veramente? Fatemi uscire, bastardi. Gli spacco il culo. Madonna, gli spacco tutte le famiglie. Ah! Minchia. Madonna, raga, vi è andata solo bene che ho fatto la live. Vi è andata bene, perché sapete qua che avrei interrotto il video proprio in quel punto. Lo sapete voi. Perché io sono stronzo su ste robe. Mi è andata bene che ho fatto la live. Quanto va andata bene, mica. Non volevo farla la live su sto gioco, Dovevate aspettare una settimana per l'altro episodio. Una settimana vi facevo aspettare. Una settimana, perché sono bastardo dentro io. Mi è andata solo bene. Vi è andata di lusso, raga. La chiudevo lì io. Vi facevo stare con la suspense per una vita intera. Che figata assurda. Vabbè, comunque chi è sto tizio? Giusto per... Non lo so, però c'è la mamma mignotta, anche lui. Ragazzi, so che siete intrappolati. Tranquilli, ci pensa zio Favi. Che adesso va a prendere a calci tutti quanti, zio Favi. Mi ha schiacciato? Come? Come mi ha schiacciato? Cazzo, veramente? Che peccato. Sono morto perché mi ha schiacciato la porta. Vabbè. Ma tra l'altro c'è un'altra di porta alla sinistra, non l'avevo vista.
Ma chi è sto tizio? Guarda che belle mani che hai. Sexy. Dove lo stai portando, frate? Raga, ci pensa lo zio Favi qua a liberare tutti, perché io sono un condottiero. Ok. Fatemi andare di qua un attimo, che non ho capito cosa c'è. Ah! Vedi che non dovevi prendere l'ascensore. Siamo tornati dove eravamo prima. Perché sono caduto alla tromba delle scale, solo che siamo dalla parte opposta. Ok. E niente, quindi niente. C'ho nel culo. Devo spostare. Vieni, zio. Dispiace che ti sposto, frate, scusami. Continua a fare pure il depresso. Siamo sicuri che io devo correre poi? Perché magari non devo correre, bro. Beh, adesso ci riprovo. Pronti, eh? Ok. Stavolta ce l'ho fatta. Quindi così scivola. Tra l'altro io l'ho schiacciato prima per scivolare. Non lo sapevo neanche che così si scivolava. Non avevo proprio idea. Bene, sono intrappolato. È stata molto utile questa scelta. Bravo, Favi. Posso arrampicarmi qua su, eh? Lo sapevo. Ah, c'è proprio il soffitto sgangherato. Wow. Jump. Alright. Ok. Minchia, una ghigliottina. E la madonna, quanto è tetro sto gioco. Bravo. Complimenti, maestria nel centrare i buchi, eh? Anche tu. Perché sta porta è così? Perché c'è un triangolo? Cazzo, illuminati. La nave degli illuminati, raga. Frate, c'hai delle gambe che ti giuro, in teoria, non potevi farti le braccia un po' più corte e le gambe più lunghe? No, braccia lunghe e gambe corte. E l'uccello come sta messo? Non lo voglio sapere. Posso darti fuoco che mi sta in culo? Ops. Ops, ops, ops. Fatti i cazzi tuoi. Aia, aia, aia. Me lo puppi. M'ha mancato. Corri. Non ci credo. M'ha mancato sul serio. Cazzo, pensavo di essere morto. No, non c'è. Sì, ci arrivo. Ma quanto me lo succa. Stavo scherzando. Aiuto. Frate, no, ti denuncio, ti faccio... Cazzo! Non mi toccare, ti denuncio, vado dai carabinieri, ti faccio una penale così. Te la infilo tutta nell'ano, niente, raga. Poi riparte tutto triste dall'inizio della stanza, perché? Per quale motivo? Non ha senso sta roba, vabbè. Ma quindi non ho capito, devo farmi prendere? Perché in teoria là c'è qualcosa che esce. Ah, è andato un po' d'altro. Ah, perché lui non può vedere, può solo annusare. Ok, non avevo capito. Cazzo. Mi sono cagato addosso. Mi sono veramente cagato addosso. Raga, come faccio a coprire il mio odore? È impossibile. O mi vesto da qualcosa, non lo so. Come faccio a deviarlo, sto tizio? Allora, capiamo un attimo come fare. Fermi un secondo. Ah, devo correre di là, sicuro. Madonna, quanta roba c'è in sta stanza, raga. Io devo fare un miliardo di robe. No, devi correre, questo per forza, zio. Forse se faccio piano, no, perché... mi sente quell'odore, cazzo. Mm.
bitches! You fucking go deep, bitches! You fucking go deep, your mother suck my fucking... Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ho preso sta roba nel triangolo degli illuminati, yeah! Quindi, allora, no, non mi sento, non sentono l'odore, ascoltano. Cosa che adesso è, infatti, adesso si sarà, l'avrà sentito di brutto. Dovresti correre, zio, dovresti correre. Dovresti correre, dovresti anche buttarti, bene. T'è andata bene che hai centrato il buco stavolta. Cosa cazzo è, un deposito di scarpe questo? Scusami. Cos'è? Il dispenser della Footlooker. Grazie. Me ne dai un'altra che una non mi serve? Vabbè. Che figata, raga. Cioè, figata più o meno. Prove. Ti dovresti abbassare, zio. Grazie. No, quando vuoi, eh. Sono io che non so i tasti, in realtà, però vabbè. Quanto scommettete come mi spunta una mano? No, spuntano un po' di scarpe, in realtà, però ok. Ragazzi, avete bisogno delle scarpe? No, perché in teoria ne abbiamo per tutti gli iscritti, qua. Ne abbiamo un paio per tutti. Che quante scarpe ci sono? Che cosa cazzo è quella roba lì? Madonna, come mi sono salvato? Cos'era quella roba là? Potresti toglierti dal pene, grazie. Devo saltare di là, vero? Madonna, come lo schiva. Ma cos'è? È lo squalo delle scarpe. Ma dove vado, boh? Ma devo arrivare alla fine. Ah no, c'è un'altra valigia lì. Vai, veloce, zio, veloce. Mica, sono lentissimo. Perfetto. Mica, raga, ce l'ho fatta, non ci credo. Ok, possiamo andare via. Velocissimo. E quella dove eravamo rimasti. Ma dai, mica, sto tornando indietro. Cioè, io vado avanti in sto gioco per poi tornare indietro. Corri. Cazzo. La scimmia, la scimmia. La scimmia. Madonna, quanto è brutto, regà. Ma brutto forte, eh. No, zio, no, zio, no, zio. Ah, sta proprio... Sta perdendo tempo. Che pezzo di merda. In teoria potevo anche arrampicarmi sulla porta, sai. Perché lì non sono proprio al sicuro. Porca vacca, quanto è brutto. Un nano, è uscito il nano. Grandi. Grandi nani. Per una volta nella vita sono stati utili sti nani di merda. Perfetto. Grandi nani. Vedi che alla fine servivano a qualcosa. Ecco, te pareva. La scimmia. Mica, la scimmia fa un casino quando la butti. Ecco, quella distrae di brutto, eh. Che devo fare? Spingo sta roba. Oh, è la Madonna. Dove è andato il tizio? Oh, guarda qua. Ci sono dei nani nascosti. Oddio, non lo sta trovando. Grandi. Minchia, raga, è diventata una figata sto gioco. No, vabbè, è bellissimo. Adesso è diventato veramente figo. Vi giuro, è fighissimo. Guarda quanta gente c'è. Ah no, questi sono finti. La bambina è vera, scommettete che la bambina è vera. C'è una scimmia lì, se in teoria tocco la scimmia posso fare casino. Cazzo, come faccio? Voglio provare a distra. Ma sta facendo? Ma è scemo o cosa? C'è la bambina, quella lì, secondo me è vera la bambina. Ah, è andato via, perfetto. Se volessi salire, qualche strano motivo. La scatola? No, ah sì. Mi fai salire o no? Non mi fa salire, va bene. La bambola di prima. Che cazzo serve sta bambola che anche prima l'ho trovata? Boh.
non mi fa salire, vabbè. Cosa sta facendo quello? Cosa fa? È partita la scimmia. Dove? A questa scimmia. È una scimmia, zio, tranqui. Scusami, che cazzo devo fare? Ah, c'è la scala qua, non l'avevo vista. Allora, facciamo così. Merda, merda! Ma come ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Ma non ha gli occhi, non può vedermi. Non è che ho sbagliato a cliccare. Ah no, forse ho... Boh, ho toccato qualcosa, ho fatto casino. Porca vacca, mi ha visto, vaffancuore. Che sfiga. Vabbè, poco male, adesso so come farlo bene. Fatemi solo vedere. Tutto bene, raga, con la live? Se diventa nero lo schermo, aggiornate, aggiornate YouTube, che magari vi si impalla, non lo so. Se diventa... Ah, perché l'ultima volta è diventato nero lo schermo un paio di volte. Ok. La barba non serve a un cazzo, ok. Ora attento. Ok. Meno male che mi avete detto che la bambola non serve a un cazzo. Facciamo così. No, non devi dar fuoco alla bambola. Prendila, prendila. No! Ok. Che torna in... Cazzo. Ma tu! No, no, che ci arriva quello! C'ha le braccia più lunghe e le penne! Vabbè, in teoria è normale avere le braccia più lunghe e le penne, sennò sei Rocco. Ok, perfetto. Se n'è andato? Bene. Fuck yes. Minchia che strizza. Oh, raga, è orribile quella roba là, non capisco il senso, ma è veramente orribile. Cioè, ma che tipo è? Oh, ma basta! Minchia, ma si arrampica pure! Babì, comunque alla luce forse possono vedermi. Forse vedono, ma pochissimo. Forse, non so. Bravo! Fai un po' più casino! Porca puttana, lo sapevo io. Vabbè, allora. Le tegole di legno fa casino, non avevo capito che legno faceva. Grande! Grandissimo! Cosa non è successo adesso? Il legno fa casino, raga. Se cammino sul legno faccio casino, non lo sapevo. Cazzo. No, non ci voglio credere. Meno male che ci sono i cosi che fanno bordello. Ma come ha fatto? Mica come mi ha preso! Al volo proprio, pam! Come ha fatto a venire di là? Perché veniva di là, vaffanculo? Vabbè. Comunque, non ho capito cosa devo lanciare sul coso. Non ho oggetti. Ci deve essere un oggetto nascosto da qualche parte, tipo... Che devo lanciare sul... Questo lo devo far cadere? No. Cos'è sta roba? Cioè, devo lanciare qualcosa sul bottone, perché di là c'è un bottone. Semplicemente questo, però non ho capito cosa devo lanciare. Vabbè, troveremo qualcosa in giro, non lo so. Bordello incoming! Non avevo capito sta roba che è sul legno, facevi casino, raga, scusatemi. C'è la stoffa, devo camminare sulla stoffa. Puttana vacca. Ah, la scarpa forse! Meno male che sono partiti gli orologi subito dopo! Che culo! Veloce zio! Veloce zio, veloce zio, veloce zio, che culo corre! Veloce! Veloce, butta giù tutto, butta, butta! No, zio!
libri. Minchia, che bordello fa questo quando entra qua. Help. Help. Minchia, un pianoforte addirittura. Se glielo faccio cadere in testa, lo ammazzo? No, chiedo, si sa mai. No! Minchia, mi stava ammazzando di nuovo. Se in teoria cado sui tasti faccio un bordello della Madonna. Però in teoria dovrei riuscirci. Fermi un attimo. Adesso vi suona Favij, Sinfonia di Beethoven. Se magari ti arrampicassi su. Ok, sarebbe male, perfetto. Dove devo andare? Ah, devo andare da... Ok, capito. Tenetevi, regà, questo è un salto che non mi riuscirà mai. Ma veramente ci sono riuscito? Io! Io che faccio un salto vero! Potrei stupirmi di me stesso, eh. Zio, hai veramente fracassato i giuggioli. Cioè, vi giuro. Ho veramente cagato il cazzo sto qua. Cioè, veramente mi ha rotto le palle. Speriamo che alla fine del gioco lo ammazzo. Anzi, speriamo anche un po' prima della fine del gioco. Ancora ste manovelle a triangolo. Cazzo. Brutta situa, raga. Brutta situa questa. Ma io non ho capito, se cammino poco sul legno faccio bordello. Poi si sente che respira, mica è bruttissimo. Provo, dai. Sì, faccio bordello qua, quindi tanto vale che corra. Ma che cazzo fai? Corri! No, 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 non mi ha preso! Non mi ha preso! Zitto, 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 devi stare zitto. Zio, devi stare zitto, zitto, devi stare. Se guarda sotto sono morto, se guarda sotto sono morto, se guarda sotto sono morto. Basta tastare il pavimento, basta! Ecco. Sapevo, io lo sapevo, io lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Puttana. Mi fa ripartire dall'inizio di sec. Ah no, mica pensavo peggio. Domanda, ma dove dovrebbe essere sta roba manovella schifosa che dovrei trovare? Boh. Tanto qua faccio casino. C'è una manovella dietro, però non ho capito dove. Sali! Quanto tempo! Mamma mia! Che tragedia! Cos'è sta roba? Vaffanculo. Mi faccio cadere la roba in testa. C'è la scimmia. Ecco, la scimmia era utile prima. No, adesso proprio. Far bordello, madonna. La scimmia, ragazzi, io la terrei perché serve, secondo me. Meno male che ha pestato una roba. Allora, devo trovare quello schifoso di un meccanismo, però non ho capito dov'è. E togli. Cazzo. Zitto, zio, zitto, zitto, zitto. Dov'è quella roba là? Non posso salire più su di così, no? Posso saltare sulla mensola? No? Ah no, qua serviva semplicemente per accendere la roba, ok. E niente, devo trovare ancora quella roba lì. Non so dove sia, ragazzi, ve lo giuro. Ah, c'è un buco là, non l'avevo visto. Vabbè, allora fai bordello, fai tu. Posso salire sui libri, non avevo capito. Allora sì che mi serve la scimmia, fermi. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Non così! No,
zio, basta, non far bordello. Può aprirla la porta lo zio? No, no, non sto tranquillo perché non so se può aprire la porta, fratella. Probabilmente no perché l'avrebbe già fatto, quindi non può aprire la porta. Ok. Ma che cazzo faccio a passare sta roba? Ma devo lanciarla tipo... Madonna, quanto fai bordello però, nano! Devo lanciarla tipo là. Ah no, non devo lanciarla, devo aprire la porta. Come la apro la porta, boh? Non ho idea, raga. Devo aprire la porta, devo trovare un modo per aprire la porta. Qua, mica, qua mi ci voglio io, sono già sicuro non riuscirò mai. Non si spegne, non si spegne, ho fatto la cagata. Vabbè. Mi merito di morire dopo questo. Madonna che bordello. Lo so io. Mi merito. Ah, ha aperto la porta lui. Ha aperto lui la porta, ecco perché. Ok, allora. Spegnila, spegnila tu, zio, spegnila tu. Spegnila, frate. Metti canale 5. Metti uomini e donne. Metti uomini e donne che c'è Maria. Metti uomini e donne. Vedi, ti piace uomini e donne. Guarda che espressione goduta. Sì, ma frate, spegni! Ma loro sono attirati dai rumori? Cioè, positivamente, dico. Perché se è così, vuol dire che non la spegnerà mai, quindi mi conviene andare io. Zio, se fai casino... Se fai casino... Tanto non dovrebbe sentirmi sulle tegole. Mia sorella, non so usare i tasti di sto gioco di me. Un'ora e mezza che ci gioco, non ho capito i tasti. Un'ora e mezza non ho capito i tasti. Porca Eva, devo tenere premuto un tasto. Non è difficile. Un tasto questo. Cioè, porca vacca, non è che c'ho un genio. Affanculo. Accendi, accendi. Oh! Altro? Ragazzi, me ne spunta altro, mi incazzo, cioè veramente. Cos'era sto rumore? Boh. Oh. Alright. Piccolo piccolo, ma faccio un bordello incredibile, raga. Ok, vai, vai, tira, tira, tira. Non so neanche a cosa serve sta leva, non ne ho idea, però va bene. Ah, il piano. Devo tutto sto bordello per tirare sul pianoforte. Cazzo, veloce! Ok? Zio, veloce, sta arrivando il tipo. Veloce, 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 veloce. Ok, perfetto. Che culo! Mi chiamano, ma che me ne sono accorto che stavo arrivando, se no me la prendevo comoda. Ok, raga. Perfetto. Volevi. Ok, qua devo far scendere un carrello e devo saltare poi sulla maniglia. Vabbè, fin qua è chiaro. Resto carrello. Qual è il carrello? Questo? Ah, ok.
Le bruciature di culo, ragazzi, oggi non me ne prendo, grazie. Facciamo un altro giorno, va? Che già c'ho i tizi con le braccia lunghe e il cervello corto a rompermi le balle. Ci manca solo che mi devo prendere la scottatura. Bravo. Così ti voglio. Bravo. Bravo, così carico, eh. Bravo. Prossima volta fatti partire le ragnatele, ti attacchi al muro. Tutto da capo. Zio incastrato nell'albero. Che palle, ma ti devi fare tutto da capo per una cagata incredibile. Che rottura di marons assurda. Poi scusami, perché quella stanza lì c'era, non c'era niente? Qual è il problema di sta stanza? No, non ci credo. Ok. Cos'è sta roba? Cos'è quella roba? La carne? Cosa portano in sto posto? Mi sono cagato addosso per il topo, che non me l'aspettavo mai. Poi è spuntato il braccio. C'era un finto jumpscare e poi c'era il jumpscare vero. Tua madre brutta. Ma vaffanculo, ma neanche me lo sarei mai aspettato. Ma poi scusa, questo qui spunta dai pertugi. Qua c'hai braccia che si infila nei muri. Cioè, ma non ho capito io. Vabbè, non capisco. Si infila nei muri. Volevi. Sì, sì, tastami anche il culo se vuoi. Oh, basta, togli. Che noioso. La tua ragazza deve essere veramente contenta. Ci sai fare con le mani, zio. Zio, hai rotto il cazzo, te lo dico. Vabbè, tutte e due addirittura. Mentre non adesso. Okay. Zio, occhio che c'è il tipo, ci incula di brutto. Qualcosa mi dice che esce dalla porta. C'ho proprio questo dubbio esistenziale. Vabbè, dai. Ecco, infatti. Porca ma. Meno male che è chiusa. No, stavo scherzando. Scherzavo. Madonna. Madonna l'ansia. No, zio. Ma dai, ma che palle. Ma proprio l'unico punto dove sono andato io. Ma vaffanculo, dai. Ma un punto ho scelto. Quello sbagliato, avete pareva. Cazzo, devo scegliere. Dove vado, qua? Dov'è? Che faccio? Se si scassa quella roba lì, sai che ti partono le braccia. Dimmi se ti devo schiaffeggiare con la G, la famiglia adesso. Se ti devo schiaffeggiare la faccia, dimmi tu cosa vuoi, cosa preferisci. Non so. Cioè, io devo resistere qua dentro. Lì ha già controllato, quindi non ricontrollerà di nuovo. Dai, staccati! Quanto ci mette a scassarsi quella roba? Oh, minchia, non va giù! Ah, ma quindi non va giù oltre un tocco. Ah, devo fare qualcosa. Io pensavo che si scassasse proprio. Cazzo.
E non passo. Non ci passo, zio. Devo passare di qua. Devo passare dentro la gabbia. Dove cazzo devo andare? Mica quanto, che brutta situazione è questa. Raga, non ho capito cosa devo fare, giuro. Non ho capito, giuro. Se sono messo malissimo. Ah, forse devo passare in mezzo ai tubi. Quelli. No. No, raga, non so cosa devo fare. Help. Devo passarli a sinistra della mano. Come hai fatto? Come? Ti sei traversato la mano? Come hai fatto? Come? Non è fisicamente possibile. Cosa devo fare, raga? Va bene. Prendimi, che cazzo devo dire? Mi fai capire cosa devo fare almeno. Devo saltare. Devo fare in modo che non mi becchi. Però non è che devo saltare su sti cose. C'è un portello lì, però non si apre. Quindi boh, sarà un cazzo. Ho provato già, ma non va. Però non va. Niente, raga, giuro, non ho capito. Non so. Ah, forse ho capito, forse. No, niente, non ho capito. Eppure mi sembrava di poter tornare indietro, Che fastidio quando non capisco le robe. Non so, raga, boh. I don't fucking know. Non ne ho idea. Vediamo. Mi guardo perché sennò siamo qua una vita, giuro. Tanto sto scratch rimane sempre, rimarrà sempre in pre. Mi faccio anche una micro pausa perché minchia. Sto giocando da un'ora e mezza. È una figata però, vi giuro, è una figata. Solo è un po'. Mi mette. Io i giochi che mi mettono l'ansia mi danno. Mi mettono l'ansia. Mi mettono l'ansia i giochi che mi mettono l'ansia. Cioè, proprio questo problema di fondo. Però, vabbè. Ok, vediamo un po' qual è il problema. Il problema è. Voi tutto a posto comunque, raga. Yeah. Se avete problemi ditemelo, perché tanto me ne sbatto il cazzo. Che bella sta canzone. Ho cambiato, raga, la canzone di fondo dei miei video. Metto questa adesso in avanti. Non ci sarei mai arrivato. Bello tagliarmi col rasoio. Sono proprio una bella persona. Ok. Ah, siamo ripartiti proprio da qua. Neanche il... Ok. Succhia. No, non ci sarei mai arrivato, raga. Ah, ancora. Pensavo fosse finita, invece no. Ok. Quindi devo scassare tutto. Porca puttana. Ma no, niente, no, niente. Ho sbagliato. Neanche le soluzioni sono capace di fare a guardare. Neanche quelle. Mango le soluzioni. Avevo visto quella roba, poi non mi volevo spoilerare altro, ma evidentemente non era solo quello. Ok. Si vede? Sì, perfetto. No, si vede o no? Ah, non si stava vedendo, scusatemi. Sono pirla. Non si vede. È difficile lo stesso. Anche sapendo cosa devi fare è difficile sta roba. Guarda come mi cago tutto. Che sono attaccato all'angolino tutto cagato. Eps. Allora, fin qua c'eravamo. C'eravamo più o meno.
Non c'eravamo in realtà, però ok. No, 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 no. Poi mi prende al volo, ma come cazzo è, oh? Dai ragazzi, prima o poi ce la facciamo. Pensa, non riesco a farla pur sapendo cosa devo fare. Pensa adesso devo scoprirlo io. Dai. Ma porca puttana! Quanto tempo, porca troia! Un tasto c'è! Il bello che io, il bello che io li schiaccio i tasti che devo schiacciare. Ogni tanto lo fa, ogni tanto no. Mica un anno e mezzo per fare una stronzata. Dai, zio, mica, non è difficile. Una roba deve fare, cioè. Vaffanculo. Siamo qua. Io continuerò a farlo perché non riesco. Il cazzo di devo... Questo è il problema delle live, raga. Che le parti non le posso tagliare. Che palle, che... Allora, questo è il tasto per afferrare, porca la puttana. Afferra! Cazzo lo fai a vuoto! A volte afferra, a volte no. Boh, non capisco. Mi andai nervoso quando non capisco le robe. Oh, porca Eva Lercia. Afferro, tira! Oh, e anche prima era così. Perché prima non funziona, adesso sì? Non lo so, è un'ora che lo faccio, boh. E adesso la stessa roba devo fare, se funzionasse, dovrebbe funzionare. Però a volte funziona, a volte no, decide lui. Decidi tu, grazie a Dio. E ok. Afferra e tira. Afferra e tira. E tira. Ok. Questa parte è stata più soddisfacente di un porno. Ok. Ma quanto godo, quanto godo, quanto posso godere di questa cosa. Che figata. Gli ho staccato le braccia. La tana. Achievement sbloccato. Cos'è, sono arrivato a metà? Che figata, raga. Gli ho staccato le braccia, sono troppo figo. Yes. Troppo contento, raga. Vabbè, direi che per adesso... Adesso, tac. Stavolta, raga, la concludo qua. Continuiamo poi nella prossima live. La prossima live lo finiamo, raga. Perché in teoria dovrebbero bastare due live per finirlo. Yes! È stato figo, e a parte il finale che minchia fare sta parte... E l'ho dovuto guardare come farla, e non ci riuscivo uguale, figuriamoci. Ci avrei messo 12 anni senza guardare quella parte lì. Figo, figo, mi piace un sacco. Little Nightmares, raga, veramente figo. Continuiamo poi in live, la facciamo... Ve lo dico subito quando la facciamo la prossima live. La facciamo... Mercoledì. Mercoledì, 17. Mercoledì 17, in live, finiamo Little Nightmares. Quindi sempre alle 14. No, scusate, alle 16. Quindi alle 4 di pomeriggio. Facciamo la seconda parte di Little Nightmares e lo finiamo in live. E stavolta succando un po' di meno. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la live. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che questa serie vi sia piaciuta, vi stia piacendo più che altro. E come al solito, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche ai vari social che come vi ho detto nella descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video. E però effettivamente non so come sto per la live, quindi ci metto un pochettino. Ok. Beh ragazzi,